mettetevi dietro per favore. Della crisi ecologica e della conseguente crisi sociale che viviamo in questo mondo. È imbarazzante che questi 20 ministri vengano a parlare di ambiente, soprattutto in una città, in una regione devastata dai tumori, dalle morti, da tutte le conseguenze sociali della crisi climatica. Stop.
sentiamo come audio. Se c'è la mascherina. No, me la devo tenere la mascherina. Vabbè, magari. Ok, ok, grazie. Lotta dura sarà se non cambierà. Lotta dura sarà se non cambierà. Lotta dura sarà se non cambierà. Lotta dura sarà. Free Kurdistan. Thank you.
fuori mazzaccia che vuoi. Perché non lo spacca? No, no. Scusa, ma comunque hai creato un incidente diplomatico con spaccaporre enorme, Giovanni e nonno. Ecco. Grida forte di Rojava, che paura non ne ha, sulle barricate spettola la bandiera che ti sta. La 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 la. Portiamo la città, la città, la città. Se ci blocca il futuro, noi portiamo la città, la città, la città. No, resisto, no, so, le rosse. Resisto, no, so, le rosse. Ma voi ci state voi dietro? Noi siamo corrente elettrica, corrente troppo forte. Chi tocca lo studente c'è pericolo di morte. Noi corrente elettrica, corrente troppo forte. Chi tocca lo studente c'è pericolo di morte. Siete cambiati, avete paura, questa è la verità, questa è una zona rossa, è una zona rossa di vergogna. I grandi venti, i potenti, quelli là che dominano le nostre vite, che decidono il nostro futuro, si finiscono qua, davanti nella nostra bellissima città, nelle nostre bellissime bellezze naturali, per discutere, per fare finta di discutere, perché prima di iniziare già ce l'hanno detto. Tutto quello che si dirà qua non saranno impegni vincolanti, parleranno. Anzi, il termine che hanno usato è qui si parlerà di ambizioni. Ma che significa ambizione? Abbiamo l'Europa che sta sperimentando le conseguenze del cambiamento climatico, abbiamo il centro Europa sott'acqua, la Germania sott'acqua con centinaia di morti, migliaia di gente sfollata, il Belgio. Non è più il ghiacciaio che si scioglie al polo, che a noi ci sembra una cosa lontana, non è più la desertificazione in Africa dove i poveri contadini non possono più coltivare la terra e poi ci lamentiamo quando vengono qua e migrano da noi, nel nostro primo mondo. Adesso la terra sta presentando il conto anche a noi dell'Occidente industrializzato, ci sta spiegando qual è la conseguenza di uno sviluppo assolutamente insostenibile. E quindi noi siamo qui e ci vedete con la massima allegria, con tutta la creatività, con un mezzo straordinariamente moderno come la bicicletta, che questo è il vero futuro, non quello che ci propone Cingolani. Quando ci dicono che vogliono passare dal fossile, dal petrolio, dal carbone al gas, non è un cambiamento, non è nessun cambiamento. Noi vogliamo le energie rinnovabili, vogliamo una vera economia circolare, di questo abbiamo bisogno,
Questo sta dicendo questa gente, questo dicono le cittadine e cittadini napoletani, questo è quello che dicono le giovani e le giovani del movimento Fridays for Future. Possono chiuderci, possono mettere questi ragazzi con i manganelli a cercare di spaventarci, ma ci fate solo ridere, potete chiudervi dentro in questa gabbia che vi siete costruiti da solo, ma vi avvisiamo, ormai il futuro è partito, non avete più scampo, ormai vi travolgeremo, è la storia che vi porterà avanti, appartenete al passato, siete un incubo, i miei figli studieranno quest'epoca come un'epoca di primitivi, dove una serie di persone si dedicano qua e non sapevano neanche che cosa di quello di cui stavano parlando, mentre la gente fuori le soluzioni le aveva, e per questo adesso iniziamo e andiamo avanti, e li stringeremo con un calorosissimo abbraccio napoletano. Andiamoci a vedere la nostra città, andiamo a far sentire quello che pensano le napoletane e i napoletani. Potere al popolo! Potere popolare! Lottare, creare! Potere popolare! Lottare, creare! Potere popolare! Distruggi il sistema! Non il pianeta! Distruggi il sistema! Non il pianeta! Distruggi il sistema! Non il pianeta! Difendiamo la nostra terra! Difendiamo la nostra terra! Difendiamo la nostra terra! Difendiamo la nostra terra! Allora fermiamo soltanto un'altra piccola pausa, sempre per il piacere dei nostri cari carabinieri che ci hanno atteso con questo comitato d'accoglienza, e ci sono altri ciclisti che si sono uniti con noi, e c'è anche una ciclista, Alessandra, quindi facciamo meglio un intervento, e ricordiamolo che mentre diciamo il paese si mette a servizio delle multinazionali petrolifere, ricordiamolo che qua la città di Napoli, la sua popolazione e anche la sua amministrazione invece stanno negando il progetto del nuovo deposito di gas GNL nei Napoli Est. Questo è un grandissimo risultato, questo dimostra come questa città è molto avanti al resto del paese. Siamo qui con la nostra energia pulita, con le nostre biciclette, con la nostra voglia di ambiente, di diritti, di difesa. Quindi speriamo che i nostri campanelli forti siano in grado di raggiungere le orecchie per troppi anni sorde, e che possano essere questi campanelli non soltanto un'immagine più bella, pacifica, forte, che viene dalla città di Napoli, dalla gente, ma soprattutto perché c'è la reazione consapevole che questa è l'unica strada da percorrere insieme le altre strade di Napoli che percorriamo pedalando bicicletta. Difendiamo la nostra terra! Difendiamo la nostra terra! Difendiamo la nostra terra! Difendiamo la nostra terra!